tutti e benvenuti. Con i vostri insegnanti abbiamo già un po' spiegato il concorso, questa attività che vi coinvolgerà durante l'anno, però era giusto radunarci tutti non solo per consegnarvi il kit di strumenti didattici che vi accompagneranno nell'anno, ma anche per spiegare proprio la filosofia di questo concorso, quello che incontrerete, quello che dovrete fare. Attorno al concorso ruotano moltissime imprese cooperative, quelle che verranno poi definite, e lo vedrete nella mattinata, le cosiddette cooperative tutor, no? Quelle che vi aiuteranno, vi seguiranno nelle consulenze. Molto spesso voi vi sentite dire, ragazzi, che siete il futuro, no? E questo è sicuramente vero, però io penso che voi siete innanzitutto il presente, perché non è che voi siete il futuro e adesso non siete nulla, voi siete il presente, quindi è importante che le opportunità voi le possiate raggiungere anche a partire da adesso. Cioè provare a immaginare, a partire dai propri studi, a partire dai propri bisogni, che cosa io potrei realizzare in forma cooperativa domani per poter lavorare dopo i miei studi, è una cosa che vedrete vi appassionerà moltissimo. Vedere una platea così numerosa di giovani inietta fiducia fresca rispetto ad un avvenire che la nostra generazione non è stata in grado di garantirvi come le generazioni che hanno preceduto la mia a suo tempo hanno garantito a noi giovani di allora. La cooperazione è per sua natura intergenerazionale. Diceva prima Ethel, siamo fortunati ad abitare Bologna, che è una delle capitali del movimento cooperativo. Vuol dire che qui ci sono delle imprese che sono nate 100 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa, e a differenza di quello che può fare un'impresa privata che crea degli utili che vengono divisi fra i propri soci per un interesse individuale, vengono accantonati e investiti per il futuro. Siamo arrivati alla rete regionale Bella Copia. La parola ricorrente oggi è idee. Anche noi abbiamo trovato questo payoff per la nostra rete regionale Bella Copia. Facciamo vincere le idee, perché è tutto lì che si gioca. La stessa cosa che farete all'interno di questo territorio si sta sviluppando su tutti i territori provinciali dell'Emilia Romagna. Sappiate che la Lega delle Cooperative e il Fondo Mutualistico è disponibile a finanziare e a sostenere i progetti di impresa che vogliono continuare. La complessità del progetto può essere affrontata e può essere affrontata bene proprio grazie al fatto di mettere insieme le energie, le conoscenze, la motivazione del gruppo classe, quindi di tutti i ragazzi che ne fanno parte e degli insegnanti che li seguono durante il percorso e degli aiuti esterni. E l'altra cosa che a me ha sempre colpito molto di questo progetto è la possibilità che permette agli studenti di interagire con il territorio. Vanno a contattare i dirigenti della cooperazione, vanno a fare il sondaggio di cui hanno imparato la teoria, ma lo fanno nelle realtà concrete. Grazie a tutti e ci rivediamo a maggio. Buon lavoro!